un'aggressione fascista a Partito Democratico? Come mai quello che è successo a Massa, in consiglio comunale a Massa, ha dell'incredibile? Il nostro capogruppo della Lega, Filippo Frugoli, un ragazzo molto giovane, molto in gamba, è stato aggredito da un consigliere comunale del PD. Prima verbalmente, con minacce, ti spacco tutti i denti, e poi fisicamente, lo ha preso per il collo, cioè gli ha lasciato dei segni visibili che sono stati anche refertati al pronto soccorso. Ebbene, il Partito Democratico ha fatto una notina stampa, dicendo sì, noi rigettiamo qualsiasi tipo di violenza. Ma in consiglio regionale, quando la Lega ha presentato l'atto per chiedere le dimissioni del consigliere e chiedere al Partito Democratico la stigmatizzazione di quello che è avvenuto, la denuncia di quello che è avvenuto, le scuse del Partito Democratico, il Partito Democratico avrebbe detto che un consigliere regionale dice che forse non c'è stata aggressione, non c'è stata aggressione, refertata davanti a tutti i testimoni. Allora ecco che arrivano i due pesi e due misure. Quando è un consigliere del Partito Democratico che aggredisce, che insulta, che aggredisce fisicamente, sono compagni che sbagliano. Ma forse non l'aveva provocato, ma forse non era proprio, forse ha fatto bene addirittura. Quando invece, giustamente, c'è la solidarietà di tutto il mondo politico verso un'aggressione nei confronti di un giornalista di sinistra o di un politico di sinistra, il Partito Democratico grida al pericolo fascismo in Italia. Allora, c'è pericolo fascismo nel comune di Massa? Quell'aggressione è di stampo fascista? È un'aggressione fascista a Partito Democratico? Come mai sono fasciste soltanto quando torna bene a voi e le altre aggressioni invece non vengono neanche citate a livello nazionale? Non una parola da Elie Schlein, non una parola degli esponenti nazionali su questo caso. Invece la Lega è con Filippo Frugoli. Io sono con Filippo. Filippo, sei stato bravissimo a non reagire. Ha avuto un sangue freddo incredibile a stare immobile di fronte alle scandescenze di questo consigliere. E chiediamo al consigliere di dimettersi e al Partito Democratico di smetterla con la solidarietà pelosa o con i due pesi e due misure. Smettetela.